andiamo alla Torre dell'Orologio, è un meccanismo, è una chicca di una ditta di Milano, lo anticipiamo, è a Castelbuono dal 1885, non si è mai fermata, non si vuole fermare, è prettamente meccanica, manutenzione vicino allo zero, di una ditta di Milano che non esiste più dal 1912, la ditta Sommaruga. Questo meccanismo e questa ditta doveva essere così importante allora perché è stata premiata a livello internazionale nel 1783 all'Expo Universale di Parigi con la medaglia di bronzo. Quindi andremo a vedere un qualche cosa di piccolino, ma che affascina un po' i ragazzini e anche gli adulti. Quando avviene questo? Cioè, i rintocchi adesso avvengono ogni 15 minuti, quindi noi ora ci sposteremo appunto nella sede del meccanismo e vedremo e sentiremo, soprattutto vedremo il movimento e sentiremo 11 rintocchi le ore più 3 rintocchi che sono i singoli quartieri. E andiamo. Noi vediamo che questo è un meccanismo a contrappesi, viene definito. Lei trova 4 massi legati da funi d'acciaio che reggono le varie sezioni dell'orologio che andremo a vedere su. Con questo movimento che farà il meccanismo, quei massi che per ora viene in alto, a fine giornata saranno a livello del pavimento. Eccoci arrivati, questo è il cuore. Questo è il cuore di quello che abbiamo visto all'esterno. Abbiamo in miniatura lo stesso orario che vediamo da fuori. Il movimento del meccanismo attraverso quest'asta è collegato alle lancette dell'orologio. Sono diverse le sezioni. Questa sezione è quella relativamente alle ore, collegata con questo collegamento a una campana esterna. Sentiremo fra poco 11 rintocchi. Dobbiamo poi avere l'accortezza di inquadrare, nessun problema perché si sta predisponendo per il funzionamento. Dobbiamo contemporaneamente inquadrare quella fune d'acciaio. Vedremo che mentre il movimento del meccanismo si srotola per andare poi a finire, come dicevamo, giù a fine giornata, a livello del pavimento. Finito il movimento di questa sezione delle ore, si mette in funzione quest'altra sezione relativamente ai quarti d'ora. Stesso funzionamento. Seguire con lo sguardo questo ferretto, collegato a sua volta sul tetto con una campana, con un timbro diverso, sentiremo 3 rintocchi e contemporaneamente anche quella fune di acciaio si srotolerà. Già qualche movimento perché si sta predisponendo, quindi si sta resettando, pronto per fare tutto l'altro movimento. L'ultima sezione, eventualmente ne possiamo cominciare a parlare adesso, è disattivata per ora, perché era quella che regolava la vita socio-economica del paese quando ancora in tutte le case non c'erano gli orologi. La nostra è una civiltà prettamente contadina, agricoltura e allevamento. Allora quello serviva alle 6 di mattina, sparava 60 colpi come se fosse una sveglia. Il contadino che abitava in paese, la maggior parte di queste case che lei avrà visto, che sono a torre, pian terreno, si nota anche nelle scale, salendo. Esatto, a pian terreno buona parte di queste case a torre avevano l'alloggio dell'animale, che fosse asino, che fosse muro. Allora sentivano questi 60 rintocchi all'alba, si alzavano in groppa all'animale da solo per la valle a fare il loro lavoro. Al ritorno, al tramonto, altri 60 colpi. Non c'era l'inquinamento acustico che c'è oggi e quindi per tutta la valle si sentiva il rintocco dell'orologio. Era il tempo di ritornare a casa dopo una giornata lavorativa. Perché lo teniamo disattivato? Perché non abbiamo trovato un operaio specializzato
che sappia regolarlo. Oggi non è facile trovarlo. Non è facile, è quasi impossibile. Abbiamo notizie che addirittura quello molto monumentale di Messina è rimasto fermo per un paio d'anni e finalmente hanno trovato un operaio specializzato dell'Alsazia per venirlo ad aggiustare parzialmente. Terrore nostro è che si possa guastare. Allora, con l'Università di Palermo ci ha fatto il piacere di mandare dei... Ecco. Eccoci. Sentite con lo sguardo, il ferretto 2, 3, la campana quella 4, 5, 6. Contemporaneamente vediamo che cosa fu di ghiacciare, ci sta trovando. Oh, altra sezione. 1, 2, 3. Fine del 15. Ci sono stati dei periodi in cui c'è stato qualche guasto? Allora, raramente, qua nel 1975, a seguito della ristrutturazione, l'unico che ancora ne conosceva il funzionamento era un certo cavaliere Scibetta, allora ottantenne, ovviamente oggi non c'è più, che è riuscita a smontarlo tutto, aspettare la fine dei lavori di ristrutturazione e rimontarlo allo stesso modo. Leggerissime problematiche, c'era un orologiaio una volta, oggi è semplicemente un rivenditore, che bene o male riusciva a risolvere però piccoli guasti. La fortuna di questo impianto è stato che guasti grossi non sono avvenuti, perché in Sicilia è rimasto l'unico di quella ditta che abbiamo visto poco fa, l'Isidoro Sommaruga, l'unico che è rimasto funzionante. Questa ditta ne aveva venduto, dai loro archivi risulta, 3 esemplari in Sicilia, e gli altri 2 non abbiamo assolutamente notizie, anche se le abbiamo ricercate. L'unico funzionante di questa ditta è rimasto questo. Ora, l'Università di Palermo, con i suoi tesisti, mandati i ragazzi, faranno delle schede per ogni singola componente in 3D, ce la omaggeranno alla fine dei lavori, per consentirci un domani, nell'ipotesi in cui si dovesse passare, di avere per ogni singolo pezzo la propria scheda e quindi andare a cercare, facilitato in questo compito appunto da queste schede, un eventuale fornitore o qualche ditta che riesca poi a rifare il pezzo della campana. È un tempo sempre presente. Sì, esatto, ingegneria meccanica. Straordinaria sicuramente, perché per essere dopo oltre un secolo, 132 anni mi pare, 134 anni, per essere ancora funzionante con pochissima manutenzione, guardi l'assurdità, cosa è la manutenzione? Un po' di olio singere di una volta si metteva nella macchina nella cucina e poi nient'altro. Basta semplicemente che un operatore volontario venga una volta al giorno, una volta che i massi sono arrivati giù alla base, con questo, opportunamente posizionato in queste leve che lei prima un po' ripetere, lo richiamare di nuovo, dare la carica in sostanza, richiamare di nuovo i massi in alto ed è pronto per un'altra giornata. Però questo ci rimanda anche alla semplicità, all'essenziale, essenziale, e alla necessità che per far funzionare qualcosa, indipendentemente, qualunque cosa, serva la costanza. Sì, l'attenzione, il monitoraggio continuo, non ci sono dubbi, non si può trascurare questo o altri meccanismi con la... La ricchezza nostra è che abbiamo la possibilità che determinate attenzioni per determinati siti vengano fatte dai volontari. Non sempre l'amministrazione pubblica, con tutta la buona volontà che può avere, ingabbiata nelle norme, nei codici, nei contratti, nel mi compete, non mi compete e quant'altro, riesce e può riuscire a seguire la stessa cosa. Se c'è un affezionato, uno che ha delle motivazioni interne per determinate cose, allora ci possiamo ancora salvare. E noi su Castelbuono possiamo dire che da parte dei ragazzi c'è questa motivazione interna, questo amore per il proprio tempo. Quindi sicuramente una speranza. Lo ritengo di sì.